L'idea forte, l'idea era andiamo a rivedere, diciamo, l'evoluzione di queste persone. A me interessava più l'evoluzione antropologica dei personaggi, più che del quartiere, tanto meno il suo lato urbanistico, di cui non me ne è fregato mai niente. L'identità di quel quartiere, io non lo vedo nelle case, lo vedo nel tipo di identità diverse di cui è composto quel quartiere, e cioè il fatto che ci sono calabresi, famiglie siciliane, veneti e anche piemontesi, che sono stati costretti a convivere in pochi metri quadrati e quindi hanno reinventato un modo di parlare anche. Nel senso che ovviamente ciascuno si portava il bagaglio dei propri genitori e lo mischiava e lo scambiava come un gioco di figurine, lo si scambiava con l'altro, e quindi il linguaggio, anche la lingua italiana, si arricchiva di questi che un film come Real Falchera aiuta a tenere lì, no? A mettere lì in memoria collettiva. Ok, grazie. Grazie Chiuso. Ah, andiamo a fumare.